Buongiorno, è giovedì 14 dicembre, ci troviamo insieme come ogni mattina per la nostra edicola rassegna stampa. Daremo un'occhiata al Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, Cronaca di Arezzo della Nazione e Corriere di Arezzo. Subito il Corriere della Sera, una notizia che viene da Dubai. COP28, accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050, è una svolta storica. Arrivata nell'anno più caldo di sempre, in una petromonarchia come gli Emirati Arabi, ieri a Dubai è stata trovata l'intesa su un tema che da quasi 30 anni era un tema da risolvere. Per fermare il riscaldamento globale è necessario smettere di bruciare carbone, petrolio e gas. E per la prima volta i combustibili fossili sono menzionati in un documento finale. Il testo è stato approvato all'unanimità. Migranti stop dall'Albania, patto di stabilità, la Premier non esclude il veto, sul MES scontro con Conte, quindi ancora polemiche, in questo caso anche sul documento economico, l'Alta Corte sospende l'intesa con l'Italia, la Presidente un atto tecnico, sorpresi Rama e Meloni. La Corte Costituzionale albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti. Giorgia Meloni non esclude il veto sul patto di stabilità e sul MES la Premier attacca Conte. Cronaca giudiziaria, da Torino il delitto in difesa della madre, cancellata la soluzione, uccise il padre violento, condannato a 6 anni. Alex Cotola, con la mamma Maria, fotografati nell'aula della Corte di Assise di Appello di Torino. Vediamo le altre notizie, ci sono notizie di cronaca e in fondo anche di economia, in fondo di cronaca giudiziaria legata appunto alla evasione. Airbnb fa pace con il fisco per 576 milioni, quindi sanzioni e arretrati. Airbnb, portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio per brevi periodi, pagherà all'Italia 576 milioni di euro e appunto per questo, con questo pagamento, si chiude il contenzioso fiscale con l'Agenzia delle Entrate. Quindi problema risolto. Vediamo il Corriere Fiorentino. Talpa Tav, una stretta sui controlli, prescrizioni dell'osservatorio dopo l'incidente accaduto a Ponte Alpino, verifiche a ogni passo, vale a dire la fuoriuscita di fango dal sottosuolo. Ha determinato l'intervento e una serie di prescrizioni da parte dell'osservatorio. Il getto di fango da un carotaggio ignorato riaccende timori e proteste, Gianni minimizza, Nardella chiede rassicurazioni per evitare appunto che episodi del genere possano di nuovo accadere. Poi ancora nuovo piano industriale per Firenze Fiera in attesa delle prossime elezioni e quindi i reperti di San Casciano trainano la candidatura per il 2026. Gli archeologi di San Casciano dei Bagni, qui mentre riattaccano una parte della testa della statua di Apollo, ricorderete la scoperta di qualche tempo fa, di qualche anno fa a San Casciano dei Bagni, capitale della cultura alla Valdichiana va, invece bocciatura per Lucca. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione adesso. Affreschi di Piero, visite sui ponteggi, capolavori di San Francesco visti da vicino, le novità da fine gennaio a marzo in occasione dei lavori e quindi ci sarà in fondo anche la possibilità per coloro che lo desiderano di vedere anche dal vivo gli affreschi di Piero della Francesca, questi capolavori che tutto il mondo ci invidia. Le sette sorelle di Medio Etruria, quindi si torna ancora a parlare, è un argomento che sta caratterizzando un po' le cronache ormai da diverso tempo della stazione sulla linea ad alta velocità. Dopo la reazione del sindaco di Arezzo Ghinelli, e possiamo andare col primo servizio, sulla scelta di Creti per Medio Etruria, con annessa richiesta di intervento alle associazioni di categoria, commercio, artigianato e agricoltura si schierano nettamente sul Rigutino. Vediamo il servizio di Simona Santi Laurini. Ad una settimana dalla richiesta di Ghinelli, il mondo economico aretino si schiera con chiarezza pro Rigutino per la stazione dell'alta velocità. Per Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, la scelta di Creti non è comprensibile e, oltre che inutile, sarebbe dannosa. Per le associazioni aretine, il rischio è che Arezzo debba rinunciare alle già esigue fermate di treni Freccia Rossa. Per di più, l'infrastruttura Creti viene bollata come una cattedrale nel deserto che, si legge,
legge in una nota: costerà una follia attivare fuori Comeda i collegamenti ferroviari attuali, fuori da una viabilità ordinaria efficiente, oltretutto in un'area a vocazione agricola e turistica che avrebbe bisogno di ben altra valorizzazione. Per questa scelta viene additata la politica e si paventa anche il dubbio che mettere gli uni contro gli altri serva solo a non far mai partire i lavori. Proprio su questo le stesse associazioni di categoria si confronteranno con i colleghi senesi mercoledì 20 dicembre in una occasione promossa dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena che spinge solo ed esclusivamente sulla necessità di realizzare l'opera. Ecco, crediamo che Creti, paese frazione tra Cortona e Foiano, mai come in questo periodo abbia avuto così tanta pubblicità. Vediamo le altre notizie pubblicate in cronaca di Arezzo dalla Nazione, viene ripresa quella anticipata in prima pagina e poi si parla anche del futuro della Due Mari. Gli industriali spingono la Due Mari, da comune e regione solo ritardi, avanti tutta col piano delle bretelle. Quindi imprese e infrastrutture, la Grosseto Fano infinita, ricordiamo che i primi lavori iniziarono a sud di Siena alla fine degli anni 50. Proseguiamo la lettura, 100 anni in Amaranto, storia del cavallino, il regalo con la Nazione, stasera la presentazione, quindi una sorta di pubblicazione che ripercorre a grandi linee i 100 anni del cavallino. Rondine alla Casa Bianca, il metodo che fa scuola. Il metodo di Rondine è stato molto apprezzato in questa visita americana-statunitense. Il metodo che fa scuola in ambito internazionale, risolvere i conflitti, missione di pace e quindi un ulteriore riconoscimento all'attività svolta compiuta dalla cittadella. Coppia gay riconosce figlio, costretti a lasciare Arezzo, una storia tra leggi e diritti, possiamo definirla così. Dopo i no ricevuti, qui la scelta di trasferirsi, la sindaca, questione di carattere morale e quindi appunto per questo è una vicenda che ha preso un po' questa piega, questa via definitiva. A tu per tu con gli affreschi di Piero, i turisti sui ponteggi del restauro, sarà allestito per permettere ai visitatori di ammirare da una visuale unica l'opera in San Francesco e poi ci sono ovviamente anche notizie dai territori, per esempio dal Valdarno, infermiera strattonata da paziente, ora basta alla violenza sul lavoro. La familiare di un assistito l'aggredisce alla casa della salute dopo un diverbio sulla cura e viene subito fermata. Vediamo altre notizie. Ci sono riferimenti anche alla politica. Qui siamo in Valdichiana, Cortona, perché Cortona ovviamente sappiamo sarà oggetto di elezioni amministrative il prossimo anno, centro-sinistra e primarie, 3 possibili candidati, Cavallucci, Gori e Vignini, quindi in pratica entrambi gli schieramenti stanno definendo le strategie in vista dell'appuntamento elettorale. Addio alla capitale della cultura, la Valtiberina esce dalla top 10 perché ci sono stati, ovviamente sono stati definiti quelli che saranno ovviamente i progetti finalisti della selezione Città Capitale Italiana della Cultura e come consiglio regionale tra le 10 finaliste ci sono Agnone in provincia di Isernia, Alba, Cuneo, Gaeta, poi L'Aquila, Latina, Lucera in provincia di Foggia, Maratea in provincia di Potenza, Rimini e Treviso. Tutte saranno convocate il 4 e 5 marzo prossimi per illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno poi valutarli. La proclamazione è prevista entro il 29 marzo 2024. La città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario di 1 milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nello stesso progetto di candidatura. Era candidata anche la Valtiberina, si era presentata anche la Valtiberina con un progetto tra Valtiberina Toscana e Umbra che tuttavia non è stato inserito fra i top 10. Mentre invece è fra i top 10 l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e da questo punto di vista il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo afferma che farà di tutto la Regione per sostenere questo progetto. Proseguiamo ancora con la lettura. Coppia di anziani truffata, spariscono 20.000 euro col finto incidente e vengono sorpresi, vengono subito individuati e quindi arrestati i responsabili di questa truffa. Sono 2 uomini che avevano telefonato ai coniugi spacciandosi per carabinieri.
Vediamo il prossimo servizio di questa nostra edicola rassegna stampa. Parliamo di Vicenza Oro, che scalda i motori per la 70esima edizione della Kermesse, quest'anno in programma dal 19 al 23 febbraio, e sappiamo che è una Kermesse che ovviamente interessa anche la città di Arezzo. Servizio di Maddalena Pieroni. Vicenza Oro di IEG dà il via alle celebrazioni per i 70 anni della manifestazione orafo gioielliera più longeva al mondo. Con la prossima edizione di gennaio, la fiera, in programma dal 19 al 23, segna un traguardo importante per un evento che è sempre più contemporaneo, dove scoprire le ultime proposte, esplorare stili e design e ispirarsi grazie all'incontro con i designer più all'avanguardia. In vetrina le creazioni della gioielleria d'alta gamma e dell'oreficeria, tutte le novità delle collezioni del Made in Italy e delle eccellenze internazionali, insieme alle più avanzate tecnologie per la produzione e la lavorazione. Ambiente, società e business convergono per dare nuova linfa ad un mercato che, secondo recenti proiezioni, passerà da 50 a 100 miliardi di dollari entro il 2025, sotto la spinta della crescente attenzione da parte dei consumatori, il 70% dei quali è disposto a pagare di più per un gioiello sostenibile. Una propensione che porta la produzione orafa a diversificare l'approvvigionamento di metalli preziosi dal riciclo dei dispositivi elettronici, dai quali si recuperano soprattutto argento, oro e platino. Anche l'orologeria e la gioielleria vintage di pregio tornano a Vicenza. Aperto al pubblico l'appuntamento B2C, presenti i migliori rivenditori ma anche esperti e opinion leaders coinvolti in talk, seminari di approfondimento, workshop di formazione e sessioni di aggiornamento tecnico. Abbiamo visto il servizio su Vicenza Oro, leggiamo adesso insieme il Corriere di Arezzo. Si fa riferimento alla truffa avvenuta in Casentino, è uno stillicidio di truffe a soci, coppia di anziani consegna 20.000 euro a due imbroglioni, poi arrestati, ma i raggiri si moltiplicano e appunto per questo è necessario essere molto attenti e prestare la massima prudenza. Hotel Le Vertighe comprato all'asta, l'Hotel Le Vertighe all'uscita dal casello autostradale di Monte San Savino è stato acquistato all'asta, quindi tornerà a nuova vita, capitale della cultura Valtiberina che è stata eliminata, abbiamo visto anche la notizia. Città del Natale e Ossigeno, ci sono ovviamente anche dei giudizi favorevoli su Arezzo Città del Natale espressi dagli stessi operatori commerciali del centro. Con quello che si guadagna in queste settimane ci copriamo i periodi più morti, dice un operatore commerciale, il titolare di un esercizio, di un bar. Stop ai pendolari delle truffe, coppia di anziani consegna 20.000 euro, soldi e oro a due imbroglioni arrestati sotto casa. Sono stati i carabinieri a intervenire e ad arrestarli. Vertighe, ex hotel preso all'asta, svolta per l'immobile vicino al casello autostradale, comprato per 370.000 euro. Vediamo le altre notizie. Si parla ancora della stazione sulla linea ad alta velocità. Le associazioni alta velocità, meglio niente che i treni a Creti. E poi due mari, stoccata degli industriali che chiedono velocità, rapidità nella esecuzione delle opere. Notizie da Siena. Notizie dalla Toscana e poi dall'Italia e dal mondo, e quindi vediamo anche i comprensori, i territori. Qui siamo in Val d'Arno, pendolari, disagi e ritardi. Per la regione l'unica soluzione, affermano i pendolari, è lo spostamento sulla linea lenta. Il comitato di nuovo sul piede di guerra, disastrosi risultati sulla puntualità. Da Cortona Caritas aiuta i nuovi poveri, l'associazione afferma che aumentano le famiglie italiane da sostenere, fino a qualche tempo fa erano senza problemi e adesso si ritrovano in condizioni precarie. Proseguiamo la lettura, Valtiberina fuori dalla corsa, eliminata da capitale della cultura, Polcri afferma amarezza ma abbiamo costruito tanto, la vallata non ha superato quindi lo step iniziale e non è entrata tra le 10 finaliste che vogliamo qui ricordare sono Agnone in provincia di Isernia, Alba, provincia di Cuneo, Gaeta, provincia di Latina, L'Aquila, Latina, Lucera in provincia di Foggia, Maratea in provincia di Potenza, Rimini e Treviso. Tutte saranno convocate il 4 e 5 marzo prossimi per illustrare nel dettaglio il proprio progetto.
E c'è anche l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che è stata inserita tra i 10 progetti finalisti, e la stessa Regione, come detto, ha dichiarato poi di appoggiare per quanto possibile questo progetto Valdichiana 2026, Seme di Italia. Proseguiamo a leggere il Corriere di Arezzo, le ultime notizie. Quelle dall'Alta Valle del Tevere, con donazioni per 75.000 euro dell'Associazione Alto Tevere contro il cancro. E poi terminiamo con lo sport, oltre 2.000 biglietti venduti. Caccia al tagliando contro il Perugia, lunedì non saranno validi gli abbonamenti perché c'è la giornata Amaranto. Arriva la nuova maglia natalizia che potrebbe essere indossata a Sestri Levante. Quindi c'è fermento in città per questo derby con il Perugia e speriamo che il risultato sorrida alla formazione Amaranto. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.